Giulia De Lellis ha deciso di lasciare la casa di Verona dove conviveva con Andrea Damanche e la loro storia sembra essere davvero finita. Amore al capolinea tra Giulia e Andrea. Dalla scorsa settimana non si parla d'altro, ossia della fine della storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damanche. La coppia dei Damellis, soprannominato così dai moltissimi fan, ha infatti reso noto che la loro relazione è giunta al capolinea. Questo dopo 2 anni e mezzo di vita insieme. La notizia ha spiazzato tutti i fan della coppia. Reduci da un viaggio insieme in Tanzania, come si è visto sui social, tra Giulia e Andrea sembrava ancora regnare incontrastato l'amore. I due si sono conosciuti nel 2015 nel salotto di Uomini e Donne, dove lui era tronista mentre lei una delle sue corteggiatrici. La loro storia d'amore ha appassionato milioni di telespettatori, i quali hanno continuato a seguirli fino a oggi. Andrea e Giulia avevano persino in programma di sposarsi e, come più volte dichiarato, pensavano di costruirsi una vita insieme. Le cose, però, non sono evidentemente andate come avevano sperato. Giulia De Lellis lascia Verona. Qualcosa è dunque andato storto tra Giulia De Lellis e Andrea Damanche. Tanto che i due hanno deciso di chiudere definitivamente la loro relazione. Le male lingue dicono che sia colpa dei continui tradimenti dell'ex chef fino ai danni della De Lellis. A dare per prima l'annuncio è stata proprio la giovane influencer, che sui social ha ribadito il suo punto di vista. Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati. Non perché io debba dare giustificazioni, ma perché la nostra storia è nata in un programma televisivo. Dunque, avendo condiviso ogni esperienza, mi sembrava il minimo aggiornarvi su questa situazione. Ci tenevo a farvelo sapere perché molti di voi lo avevano capito. Non mi sembrava bello continuare a far finta di nulla. Secondo me, quando una relazione finisce è colpa di entrambi, dunque non c'è bisogno di schierarvi. Anche Damanche, dal canto suo, ha replicato dopo 13 ore di aereo. Scopro solo adesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte, le storie e i commenti su tutto quello che è successo tra me e Giulia. Come dice lei, ci siamo lasciati qualche giorno fa per delle cose che non andavano bene da un po', per dei meccanismi che non funzionavano. Vi chiedo solo di rispettare questo momento, di non sparare a zero. La cattiveria in questo momento non aiuta. Durante lo scorso weekend, Giulia ha anche deciso di lasciare Verona, la città di origine di Andrea dove i due stavano appunto convivendo. Con una storia su Instagram, Giulia ha raccontato la triste giornata in cui ha lasciato l'abitazione.